Vi chiedo qualche minuto d'attenzione. Parlerò di un argomento molto importante, un argomento spinoso e delicato, il Tondo Gioieni a Catania. E questa è un'operazione verità. Voi dovete sapere come stavano realmente le cose sulla vicenda dell'abbattimento del ponte. Non è il sindaco Bianco che una mattina nell'agosto del 2013 si sveglia e decide di abbattere quel ponte. La questione ha inizio addirittura nell'ottobre del 2003. Quando l'allora sindaco Scapagnini, con il suo assessore ai lavori pubblici e con il dirigente del comune, certifica che i ponti vanno abbattuti sulla circonvallazione, perché c'erano condizioni di pericolo e andavano abbattuti il ponte di Montepò, il ponte di Ognina e il ponte del Tondo Gioieni. E dice testualmente, allora il sindaco parla di una zona attualmente ingolfata di auto che sarà migliorata e resa meno pericolosa. Questo nell'ottobre del 2003, un problema di traffico nel Tondo Gioieni c'era esattamente 15 anni fa. Ma la cosa più importante è che nel dicembre dello stesso anno, del 2003, una delle massime autorità in materia di sicurezza e in materia di ingegneria scrive a tutte le autorità questa lettera in cui si parla, è il professor Antonino Badalà, l'ordinario nella facoltà di ingegneria di questa materia, dove parla esplicitamente della condizione di pericolo. La struttura non è in grado di reggere a un evento sismico ed è in un pericoloso stato di peggioramento della sua condizione di staticità. Questo giudizio viene confermato da tutte le autorità competenti, dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, sottoposto alla valutazione anche delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e nessuno ha nulla da ridire. L'amministrazione Strancanelli trova le risorse per abbattere il ponte. Fanno la gara regolarmente, ottengono il finanziamento dalla Protezione Civile e dalla Regione Siciliana, cominciano i lavori, vengono spese risorse per abbattere il ponte. A un certo punto, nel dicembre del 2012, il sindaco Stancanelli ha qualche dubbio, ma è il suo stesso assessore ai lavori pubblici, Sebastiano Arcidiacono, che il 20 dicembre del 2011, esattamente, gli scrive questa lettera, in cui c'è scritto puntualmente che il ponte è pericoloso, che non ci possono essere condizioni di mettere in discussione tutto, anche perché le risorse sono state assegnate a quello scopo e che c'era un problema di sicurezza rispetto agli eventi sismici. Rispetto a una condizione come questa, il sindaco non ha alternative. Io vi prego di credere, cos'è successo al mio collega sindaco di Rigopiano, che di fronte a una certificazione di pericolo per quanto riguarda possibilità di valanghe in una zona che interessava un albergo e che non ha prontamente ordinato l'abbattimento di quell'albergo, egli oggi è incriminato, è in carcere, ha subito un processo penale per non avere esattamente adempiuto a quello che era un suo obbligo. Allora, prima di tutto la sicurezza dei cittadini e poi naturalmente anche le questioni relative al traffico. La situazione con l'allungamento della metropolitana da Nesiba verso il centro della città migliorerà ulteriormente. C'è un intervento pronto per la via Roberto Giuffrida Castorina che ridurrà notevolmente il traffico che entra nella circonvallazione all'altezza del Torre Indietro e miglioramenti anche nella zona a nord della circonvallazione. Prima di tutto la sicurezza, ma naturalmente sto intervenendo anche per migliorare la viabilità. Grazie della pazienza che avete avuto.